informatico della società Malossi. Digitate 1 per il magazzino e l'ufficio spedizioni, 2 per l'ufficio commerciale. Sì, eccomi Andrea. Eh sì, sono ancora al Trentino. Le mele, le ciliegie, sì, lì. Ma la prossima puntata? In Veneto. Sito sicuro. Fin Vicenza, ho capito. E il cedo, fermo puleggio o variatore? Li mettiamo in granai. Ok, ho capito. Te mando le foto, ciao, grazie. I got something I gotta tell you, so get ready for another breakthrough. So let me show you what I mean. It's better than ever. Have you heard the word? It's better than ever. Tell the world, spread the word. You ain't seen nothing yet. It's true what you heard. It's better than ever. Better than ever. Better than ever. It's better than ever. Better than ever. Have you heard the word? It's better than ever. Better than ever. You ain't ever seen what you about to see. Terza città dalla rotonda. Quattro campi di pannocchia, casa rossa, casa gialla, cassetta delle poste verdi, rampa del garage! È giovedì o venerdì? Che cosa? Il corso su come mandare le posizioni di WhatsApp. Ho fatto un giro assurdo, sono andato fino in zona industriale a Vicenza. Bene. Mai più, mai più. Ma è originale? Sì, è originale, ha un bel po' di chilometri, è solo due robine per fare le salite, ma va veramente piano. E di che anno è? Dell'80. 80, avanti Cristo. Sì, più o meno. Ma no, pensa che una volta lo portavano quelli delle immondizie, avevano una gabbia qua davanti che aveva i bidoni. E adesso è stato un po' ridimensionato così. Però è targato, cioè ci puoi andare su strada anche se non sembra. Invece il tuo bolide dov'è? È in garage. Dammi una mano qua a portarlo, va? Certo. Dai, ma perché l'hai bullizzato così? Sto provando a sistemarlo. Stai provando? Sì. E quando non ci riesci fai un mucchio di pezzi in un angolo e aspetti il Malossi Delivery? Esatto. Ma è a puleggia? Sì, è a puleggia. Ho appena comprato un mozzo a variatore. Ma perché usate tutti i puleggi per di qua? Perché sono tutti campi, strade dritte, pianura. Da velocità proprio. Sì. E il serbatoio a ruggine? Leggermente. Manco mal. Adesso non so se metterci 65 limato e 75 che carta del barenati. Dai, barenato. Ciappa qua, va. Qua ne hai perso un po' di olio, Sì, ma l'altro ce l'hai? Vado a prenderlo. Da che arriva questo? L'ho comprato da Franco qui. Ma quanti giri è? 12 giri. Ma cosa te ne fai te di 12 giri qua? Poco niente in realtà. Ci fai le impennate 30 all'ora? Sì. Andiamo. Andiamo dove? Prendo un tavolo o qualcosa? Sì. Ora lo prendo. Non avete i tavoli? No, ciao qua. Ok. Allora, gli ingranai. Come si dice in Veneto, giusto? Ingranai. Tre adesivi e ti regalano anche gli ingranaggi. Meglio di così. Perché il reale motivo per cui ti ho portato questi ingranaggi è che voglio fare una cosa un po' strana. Non ho ancora avuto occasione, vedi sono anche denti dritti. Sì. Non ho ancora avuto occasione di trovare qualcuno per fare questa cosa, una cosa un po' strana, però vedo che tu sei abbastanza leggero, anche tu ciao, gli togliamo due robe e andiamo veloce. Direi di sì. Prendi una, dice tu. Sì. Svita, apri. Quindi cosa facciamo? Gli allunghiamo il rapporto, in modo che tu con la stessa forza, anziché fare i 30 all'ora, fai qualcosa di più che poi andiamo a vedere cosa succede. Sì. Cosa guadagno con i denti dritti rispetto agli elicoidali? Serve per darti velocità con la stessa potenza. Beh dai, ci abbiamo messo poco alla fine. Sì, è diventato ancora più d'epoca. Sì. No, dai,
Andiamo a provarlo. Sì. Ah no, c'è la ruggine. Come fermo? Qua bisogna inventarsi qualcosa. Hai una oggi basta. No, non ce la faccio più. Ci penso stanotte e vediamo. Vediamo. Va bene, domani allora. Simo, ho la soluzione. Prendi il tubo, quello dei gerani e la bottiglia dell'acqua. Sì, il tubo. Guarda che qua lavoriamo anche di notte. Guarda, guarda qua cosa ho fatto. Cos'è? Una pompa ad alto flusso. Ah, da qua lo mando in pressione. Basta soffiare. Ah, sei un bravo fiolo alla fine. Ricordati di soffiare, non bere. Proviamo a impissarlo. Dai, vai. Spingimi. When they see what you're gonna do, play it back like a million times. Sai Simo che qualche anno fa sono andati i Malossi là a Bonneville in America? Boh, non so perché non mi hanno chiamato. Cioè alla fine qualcosa di figo lo faccio. Sai una roba? Ce la facciamo noi Bonneville. In America c'è Bonneville, qui abbiamo due ville a Vicenza. Qua si va come missili. Rettilini, che ne? Pannocce che asciugano l'aria anche. Fammi vedere un lancio, va? Dai che vado. Sì, ma fuoco cannone? Minimo! Di motore ci siamo, però secondo me dobbiamo puntare sull'aerodinamica. Sì. Aspetta, vediamo se ce l'ho ancora. Everybody's gonna lose their minds when they see what you're gonna do. Play it back like a million times because they know that you're the... Gli americani muti, tipo. The original. Guarda che così Sanchini e la banda della parrocchia col booster li possiamo battere per sì, me. Sì, così sì. Vediamo, vediamo poi. Beh, di media non si può fare. Scusa Henry, adesso devo andare a pagare il mozzo a Franco. Dai, grazie. Ciao Henry, grazie. Ciao. Simone è uno di quei ragazzi che così a caso ti stupisce e deve farti vedere che è in grado di raccogliere le pannocchie. Mi è arrivata una mail poche ore fa che dice che la prossima tappa, prossima puntata, prossimo episodio si farà in Friuli Venezia Giulia. Quindi andale e vediamo cosa succede là con Gabriele e il suo ciao del 71-72, non mi ricordo niente.